Bella a tutti Fortniters, benvenuti su LeonTube. Eccoci qui per vedere alcune delle novità in anteprima del capitolo 4. Intanto, dalla Nintendo Switch sia dal computer non è possibile partire con Fortnite perché sappiamo ci sarà un bel buco che durerà fino a domani, domani pomeriggio. Intanto qui guardiamo nella nuova immagine di sfondo di Fortnite, iniziamo subito a vedere delle piccole novità. La prima, innanzitutto, questi personaggi che potrebbero essere le skin del pass battaglia, che sono 1, 2, 3, 4 e 5. Lo vediamo qui sulla sinistra, questo al centro, con in mano una nuova arma che ora andremo a vedere. Quest'altra skin di questa specie di fantasmino che si ha le gambe. Qui quest'altro l'arciere sembra quasi un elfo. Tempo fa si parlava della collaborazione con il Signore degli Anelli, anche se non sembra proprio lui l'elfo. E qui guardate in basso, leggermente qui al centro in basso, abbiamo le moto. Quindi arrivano le moto su Fortnite. Come facciamo a dire che arrivano le moto? Perché nei trailer si vede anche Hulk che passa in sella ad una moto. Un'altra novità, quindi eccola qui, questa qua sulla destra, vediamo questa specie di surf, questa specie di surf volante, non sappiamo se sia anche questa una skin, se potrebbe essere una skin con un deltaplano, sarà indubbiamente un deltaplano. Per quanto riguarda l'isola, invece andiamo a vedere un po' di novità, qui non si riesce a vedere benissimo, diciamo, al momento, ma vediamo che è un'isola sospesa, ci sarà sempre una parte innevata. Qui al centro sembra esserci un castello. Un castello, lo vediamo lì. Bello al centro, bianco, ma ora vediamo un attimo se riusciamo anche ad ingrandirla. No. Allora. No, non è proprio un castello. Sì, sembra proprio un castello. Potrebbe sembrare vagamente il castello, infatti, del Signore degli Anelli. Poi abbiamo qui un lago, con l'immagine si vede molto sfocata. Abbiamo qui un ponte. Oh, qui sembra una delle piccole case, la zona comunque, diciamo, con la foresta. Questo surf volante. Ecco il personaggio in moto. Quest'altro. Ecco la nuova arma. La vediamo qui nel carattere 4. Anche questo potrebbe essere il nuovo piccone di questo personaggio. The Warframe sembra quello, non lo so, non me ne intendo di queste cose. Qui ci sono ancora parti dell'isola che volano, quindi chissà se potrebbero raggiungersi. Il bus della battaglia è partito in volo. Non si vedono grossi dettagli nella mappa. Se non appunto quella specie di immenso castello al centro. E andiamo a vedere un po' nella parte innevata se si riesce a vedere qualcosina di più. No, tutto molto niente, non si riesce a vedere un granché da queste immagini. Ci sono delle cittadine, quindi i famosi luoghi indicati che dice Fortnite. E quindi niente, diciamo niente di più. Ma qui intanto andiamo a vedere la moto da vicino, andiamo subito a vederla. Eccola qua la moto, tramite il sito della Epic, vedete, è possibile trovare delle coordinate. Questa è la coordinata della moto, KNLB4ME. E vediamo qui la moto. Quindi la vediamo qui benissimo che gira. Ecco
La motocross, da tanto che se ne parla, circa dalla stagione 2 del capitolo 3, che si parla di questo innesto, di questo inserimento, e finalmente l'hanno inserita, avrà le stesse dinamiche degli animali cavalcabili, quindi sarà. Farà le curve, farà i salti, probabilmente con le dinamiche della Octan, con tutti quei movimenti lì. Allora, invece il personaggio sulla sinistra è di Doom, e poi c'è Geralt di The Witcher, il personaggio al centro, l'elfo. Ecco qua poi che abbiamo anche un piccone, potrebbe essere il piccone di Geno, quindi questa è un'altra scoperta. Qui in questo sito di Fortnite possiamo fare diverse, inserire le coordinate qua sotto e poi andarle a cercare. Oggetti trovati, siamo all'1%, quindi presumibilmente ci sono 100 o 200 oggetti da trovare, tra cui tutte le armi, perché sono uscite diverse armi nuove. Tra cui la spada di The Witcher, un fucile che sembra essere un fucile a pompa. Ci dovrebbe essere sempre la nave pirata che gira nell'isola. La spada è poi una specie di baionetta. Sì, proprio una baionetta, sembra, non sappiamo se sarà un piccone o un fucile, che quindi potrà sparare. Le lame. Vediamo un attimo. La pistola spada, sì, la spada di Geralt, fucile a pompa master e il martello d'urto e quel nuovo fucile, lo Shockhammer. Abbiamo detto quali saranno i personaggi. Nel pass battaglia li abbiamo visti, sono quelli che si vedono lì in quell'immagine, lì nell'immagine di sfondo che stiamo guardando. Questa qua è un po' la pistola spada che dicevamo. Questa qui la possiamo vedere bene qui, è un po' bella ingrandita. Questa invece è la spada piccone di The Witcher. La vediamo qui. Questo è il nuovo piccone, potrebbe essere quello che abbiamo visto poco fa, perché ovviamente questa, vedete, è un'immagine un po' più da programma che del resto. Infatti sembra molto quello che abbiamo visto poco fa, che abbiamo trovato con le coordinate. E questo invece è il fucile, quello che sembra portare in mano la nuova skin del pass battaglia che vediamo nella figura in anteprima. Guardiamo un po' quello che porta in mano quel personaggio con i capelli lunghi. Sembra essere un po' quel fucile, potrebbe essere se non simile. E quindi niente, finora le novità sono tutte queste, ovviamente tutta la notte usciranno delle novità, noi faremo dei video riassuntivi per cercare di aggiornarvi ogni tanto. Poi potrebbe esserci una collaborazione con MrBeast, questo si vede qui durante uno dei trailer, questa immagine qui, e un'altra collaborazione potrebbe essere con My Hero, vedete è stata trovata questa immagine qua. Quindi già molte collaborazioni attive per questo capitolo 4 che andremo poi a scoprire pian piano durante tutto il corso delle stagioni del capitolo 4. Qui invece vediamo quello che potrebbe essere un nuovo punto di interesse, diciamo, della mappa. Qui si vede, diciamo, dall'alto e il castello, probabilmente ispirato dovuto alla collaborazione con The Witcher. Ok, niente, adesso diciamo questo video lo chiudiamo qua con un bel pacchettino di novità che ci aspetteranno
da domani. Ricordiamo che probabilmente il gioco sarà disponibile dopo le 14, anche se non è una notizia ufficiale. Il download invece potrebbe iniziare molto prima, ma sarà ovviamente molto lungo, come l'attesa poi per il ripristino dei server e tutto, come già successo per l'altro cambio del capitolo e anche i vari passaggi tra una stagione e l'altra. Con questo terminiamo qui questo video. Se vi è piaciuto, vi è stato utile, mi raccomando, un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici nei vostri social, non dimenticate di lasciare un commento e se vi va, come sempre, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale. Non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti. Ciao a tutti!